Gloria a Dio, grazie a Dio anche per questi momenti che il Signore ci dà di poter offrire questo culto al Signore. Questa mattina siamo stati un po' impossibilitati per le nuove norme di recarci nei locali di culto, però questo non ci ferma a cercare il Signore anche dalle nostre case e offrire il culto al Signore anche dalle nostre case. Vi chiedo a tutti di partecipare insieme a me al culto. Lo scopo è quello di offrire al Signore questo culto. Oggi è anche la giornata nazionale di preghiera e noi vogliamo stare in comunione secondo il tempo che abbiamo, anche di pregare durante la giornata. Intanto vogliamo offrire al Signore questo culto, vogliamo pregare il Signore. Gloria al tuo nome, alleluia, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, alleluia, alleluia. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore perché ancora in questa mattina, Signore, possiamo offrire a te la lode e la gloria che ti appartiene. Ti preghiamo, Signore, anche per tutti coloro che ci stanno seguendo, Padre, ti preghiamo in questo momento di benedire tutti noi insieme, uniti di un solo cuore, per offrire a te questo culto, Signore. Ti ringraziamo perché ancora una volta, Signore, tu benedirai, trasformerai, parlerai, darai una parola di conforto a tutti noi. Ti ringraziamo per quello che hai fatto, per quello che farai ancora. Signore, prendi la presidenza di ogni cosa, il comando della tua parola, e noi veniamo a te nel nome di Gesù, benedetto con te in eterno. Amen. Amen. Invito a tutti, anche a voi che siete da casa, di cantare insieme a noi. Questa mattina saremo senza musica, ma anche questo non ci ferma a lodare e cantare al nostro Signore. Canteremo il cantico 141 insieme anche alla tutta la famiglia qua riunita insieme a me, e offriremo al Signore, ho detto, la lode attraverso questi cantici. 141 sempre dall'Innario. Non ci sarà mai più bella storia come quella del divino amor. Cristo venne dall'eterna gloria proprio per salvarmi peccator. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, mirabile, mirabile. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, è mirabile per me. Vasto quanto tutto l'universo è il potente amore di Gesù. Può cambiare tutti e il più perverso, renderlo un esempio di virtù. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, mirabile, mirabile. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, è mirabile per me. Chi potrà comprendere quell'amore che l'Eterno Padre rivelò? Grande immenso amor del Salvatore, sol di quell'amore canterò. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, mirabile, mirabile. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, è mirabile per me. Amen, gloria a Dio, alleluia. Vogliamo cantare anche il 432, cantico numero 432. Gloria al nome del Signore, grazie Padre.
Grande è nostro Signore, solo in Lui confidiamo, è l'Eterno Sovrano, siamo sicuri in Sua mano. Divise Mar Rosso, col solo Suo dir, non ci lascerà giammai. Grande il nostro Signore. Canteremo adesso il 578, cantico 578, poi pregheremo il Signore dopo aver cantato questo cantico, questo coro. Lo canteremo due volte e dopo aver cantato come il cervo anela l'acqua, così l'anima mia brama solo te. E dice questo cantico: sei tu solo ciò che il mio cuore brama, e noi bramiamo il Signore con tutto il nostro cuore. Poi pregheremo, detto, vogliamo pregare perché Dio possa fermare questo flagello che ha colpito tutto il mondo, in particolare anche la nostra nazione. Vogliamo pregare per tutti coloro che sono disperati in questo momento particolare, per tutta la nostra sanità anche, vogliamo pregare per tutti coloro che sono a combattere per salvare delle vite umane, vogliamo pregare per i nostri medici, i nostri infermieri che ci sono a fronte di questa situazione, vogliamo pregare che il Signore possa dare anche a loro la forza di continuare, e a tutti noi anche la forza di continuare anche a pregare per queste persone. Signore, il Signore possa guidare anche questo culto e possa parlare a tutti noi. Cantiamo questo cantico e poi pregheremo il Signore. Come nel cielo anela l'acqua l'alma mia, da
Sei tu sol ciò che il cuor mio brama e voglio adorare te. Da te so prendo forza, oh Dio, gloria al tuo nome, Padre, alleluia, 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 gloria, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, alleluia, alleluia, alleluia. Dio della gloria, Dio della gloria, Dio della gloria, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Ora da Mascida Ramaisea, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Gesù, gloria al tuo nome, Padre. Sharama Halisidere Mascia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Gesù, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Degno l'agnello, degno sei Signore. Degno sei Signore, alleluia Padre, ti lodiamo, ti lodiamo, ti lodiamo, ti lodiamo, ti lodiamo, ti lodiamo Gesù, ti lodiamo Signore, alleluia, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, alleluia, 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 alleluia. Ora da mascina, alleluia, gloria a Dio. Grande il Signore, grande il Signore, alleluia, alleluia. Oh Gesù, gloria, gloria a Dio, alleluia, alleluia, Padre. Benedetto sei Signore, grande il Signore, alleluia. Benedetto il Signore, gloria a Dio, alleluia, Padre. Benedetto il Signore, alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria al tuo nome, Padre. Ti lodiamo, ti lodiamo, ti lodiamo, Signore. Grazie. Grande il Signore. Gloria a Gesù, gloria al tuo nome, Padre. Alleluia. Oh Gesù, 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 gloria a Dio. Gloria al Signore. Grazie Padre, benedetto il tuo nome, Dio del cielo, alleluia, 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 alleluia. Gloria, alleluia, grande il Signore, alleluia, 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 gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, santo il tuo nome, alleluia. Qualcuno che innalza una preghiera, gloria a Dio, alleluia, alleluia Padre, alleluia, alleluia, grazie Signore, grazie Gesù, Spirito Santo, grazie Dio, grande sei tuo Dio. Oh Padre Celeste, Dio d'amore, Signore ti vogliamo ringraziare questa mattina per come ancora ci dai il privilegio, Signore. Anche se ci sono queste restrizioni, oh Dio, ma ci dai ugualmente la libertà di glorificare il tuo nome, amen, Signore. Grazie. Di cercarti, di stare in comunione con te, Signore. Oh Padre, perché ancora questo privilegio, Signore, anche se a noi sembra scontato, ma a molti paesi non è concessa, Signore. Oh, e noi ti ringraziamo, Signore, perché vogliamo davvero, Signore, vedere il buono, Signore, di questa cosa, oh Dio. Alleluia. Oh, Signore, davvero ti ringraziamo con tutto il cuore. Ora, perché noi ricordiamo che siamo il popolo tuo. Oh, sì, Signore, noi ricordiamo, grazie, che la tua bontà è grande, che la tua fedeltà dura in eterno, Signore. Non ci ha mai abbandonato, Signore, e nemmeno oggi ci abbandonerai, Signore. Sì, Padre, perché tu vieni, Signore, in nostro soccorso.
Sì, signore, malgrado le sfide, signore, la prova, signore, che è dura, padre, ma tu sei con noi e ci dai la vittoria su ogni cosa, padre. Alleluia. Noi siamo contenti e gioiosi di offrirti questo culto questa mattina, sì, signore. Alleluia. Il nostro cuore trabocca di gioia, alleluia, signore, perché siamo alla presenza tua, signore. Amen. Tu sei onnipotente, onnipresente, signore, alleluia, sei dappertutto. In questo momento sei in ogni casa, bene, sì, signore, e stai visitando, signore, la nostra casa. Che privilegio, signore, abbiamo il re in casa nostra. Gloria al tuo nome, oh signore. Ti preghiamo per gli ammalati del tuo popolo, per chi sta attraversando questo periodo, signore, duro, padre. Oh signore, consola quelle famiglie che sono state colpite duramente, signore. Oh, ti prego, sì, con loro lo Spirito Santo tuo su di loro. Amen. La tua destra si possa posare su queste famiglie, padre. Amen. E date forza, signore, in queste circostanze. Noi ti amiamo, signore, e così vogliamo continuare, signore, sì, ad amarti, a lodarti, alleluia, signore, a glorificare il nome tuo. Oh, signore, sì, signore, grazie. Ad annunciare questo, a questo mondo, signore, la verità, che amen, Gesù è amen, venuto. Alleluia. Chiunque può essere salvato amen, nel nome tuo, Gesù. Sì, signore. Sì, signore, anche in questo momento, signore. Amen. Chiunque, signore, che si mette in ginocchio, oh, sì, signore, si rivolga verso di te con un cuore umile, può essere salvato nel nome di Gesù. Amen. Redento. Amen. Una persona nuova. Alleluia. Un cuore nuovo. Sì, sì, oh, signore. Tu puoi ogni cosa in questo tempo difficile, signore. Sì, padre, salverai, alleluia, farai aprire gli occhi, amen, signore. Amen. Signore, ai quanti si sono allontanati, sì, sì, ai io, quanti non hanno udito, signore. Ai quanti, signore, sono coperti gli occhi e le orecchie, signore. Oh, Gesù. È un tempo prezioso per noi, signore, che crediamo e vogliamo adoperarci per te, amen, signore. Sì, padre, alleluia. Grazie con tutto il cuore, rimani con noi. Veglia, parla al tuo popolo, perché abbiamo bisogno della tua fresca unzione e parola su di noi. Alleluia. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Amen. Alleluia. Grazie, alleluia. Signore. Gloria a Dio. Gloria al tuo alleluia, nome, Padre. Alleluia. Alleluia. Ti lodiamo, Signore. La vittoria, Padre. Alleluia. 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 Ti adopri per alleluia. Grazie, Padre. Signore. Alleluia. Amen. 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 Gloria a Dio per la sua presenza. Grazie Signore. Alleluia. Grazie. Vogliamo cantare un piccolo coro, poi passeremo la parola del Signore. Canteremo il 689 dove dice: voglio cantare le mie lodi al Signore, colui che mi trasformò. Gloria a Dio. Dio ci ha trasformati. Ha trasformato la nostra vita, il nostro cuore. Vogliamo cantare questo coro tutti insieme? 689. Voglio cantare le mie lodi al Signor, colui che mi trasformò. Voglio cantare le mie lodi al Signor, colui che mi trasformò. Il mio amico è Gesù. Il mio amico è Gesù, egli è Dio, egli è Re, è amor, libertà, solo in Lui io trovai quell'amor che cercai. A Dio. Adesso vogliamo passare alla parola del Signore. Leggeremo nel secondo libro dei Re, capitolo 6. Secondo libro dei Re, capitolo 6. Leggeremo dal verso 13. Gloria, gloria al nome del Signore. Ripeto, secondo libro dei Re, secondo Re, capitolo 6, leggeremo dal verso 13.
Amen. Gloria a Dio. Amen. Allora il re disse: andate, vedete dov'è, e io lo manderò a prendere. Gli fu riferito che era a Dotan. Il re gli mandò cavalli, carri e numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. E il servo disse all'uomo di Dio: ah, mio signore, come faremo? Ed Eliseo rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono davanti a loro. Aggiungo questo. Aggiungo perché questo passo della scrittura ci fa comprendere due eserciti. Due eserciti. Quelli che sono con noi, disse, sono più numerosi di quelli che sono davanti a noi. Quelli che erano con loro era l'esercito di Dio. E quelli che erano invece davanti a loro, intorno alla casa di Eliseo e del servo di Eliseo, erano i nemici del popolo, i Siri, che stavano per attaccare la casa di Eliseo e del suo servo. E la frase che voglio condividere questa mattina insieme a tutti voi che ci seguite da casa è questa affermazione classica che conosciamo bene del servo di Eliseo: Signore, come faremo? Signore, come faremo? E guardate, questa è l'esclamazione di questo servo di Eliseo in un momento particolare della sua vita, quando il re di Siria mandò il suo esercito, come ho detto prima, intorno alla casa, accerchiato, pronto ad attaccare. Come faremo? E questa affermazione ci dimostra il suo stato d'animo. Era impaurito, era angosciato per quello che stava succedendo, per quello che aveva visto intorno a lui. E questo è lo stesso grido di paura che c'è anche oggi in tutto il mondo adesso ormai. Stanno facendo in questi giorni anche tante persone davanti a questo flagello che sta marciando instancabilmente per attaccare anche tante persone, come stiamo ascoltando. Come faremo? E questa è l'esclamazione, a volte anche, perché no, della Chiesa, come questo servitore di Eliseo. Come faremo, forse, per non essere contagiati? Come faremo per non essere attaccati? Forse come faremo a sopravvivere a questa pandemia? Anche queste sono tante persone che si domandano e chiedono: come faremo per andare avanti, eccetera, eccetera. Ognuno di noi questa mattina può mettere qualche problema, qualche situazione, e queste tante altre cose che stiamo vivendo portano a tanti ad esclamare: come faremo? Per non dire oggi anche i nostri medici, che continuamente stanno dicendo: come faremo? Come faremo? Non ce la facciamo. Infermieri, strutture ospedalieri, autorità civile e militare, tutti oggi dicono: come faremo? Come faremo? Perché tutto questo sta circondando le case, le famiglie, le persone. Come faremo? E quindi guardate, c'è tanta paura, perché non si ha la capacità di combattere contro questa situazione. Paura perché si pensa che la vita finisca male, perché no? Paura perché non si sa come affrontare questa situazione. Paura del futuro stesso, paura di questa esistenza. E c'è tutto questo. E c'era anche nel servo di Eliseo questa paura.
Come faremo? C'è un esercito accampato intorno a noi, c'è qualcosa che ci sta attaccando fuori dalla nostra casa, fuori dalla nostra famiglia. E questo grido di paura del servo di Eliseo però lo porta a gridare aiuto a Eliseo. Guardate, non è un grido di paura sterile, non è una paura che lo fa chiudere e basta, non è un grido solo di esclamazione, non è un grido di sfogo, come faremo per sfogarsi, un grido di rabbia, non è tutto questo. Il grido del servo di Eliseo, il grido di paura, lo porta a chiedere aiuto a Eliseo. Oh mio Signore! È un grido che lo porta a pregare, è un grido che lo porta a chiedere, perché sa che non ce la farà. Il problema non è avere paura, non è questo il punto, ma come affrontiamo le nostre paure. Cioè, in poche parole, mi spiego meglio, dove ci portano le nostre paure? La paura di questo servo lo porta a gridare, a chiedere aiuto. Signore, oh mio Signore, come faremo adesso? E credo e spero che tutti noi possiamo, sì, avere a volte pure delle paure, ma che le nostre paure ci portano a invocare il nostro Signore. Oh mio Signore! Il profeta rappresenta il nostro Signore Gesù in questa mattina e spero che uscendo fuori, sapendo di quello che c'è intorno a noi, di tante situazioni, problemi, difficoltà che stiamo vivendo, possano portare questa paura che è in noi, che è innata anche nella nostra natura, ci possa portare a gridare al Signore. Come faremo, Signore? Come faremo ad andare avanti, Signore? Aiutaci tu, sta dicendo. Oh mio Signore! Quindi non è soltanto una paura sterile, come ho detto prima, ma è una paura che lo porta a pregare, a chiedere aiuto al Signore. Possono essere tante le cose che ci mettono paura, possono essere tante le situazioni difficili da vivere, ma li possiamo affrontare se gridiamo aiuto al Signore. Le nostre paure possono venire da tante cose, ho detto, non solo da questo, ma anche da qualche malattia, anche da questa pestilenza, anche da un bisogno economico, eccetera, eccetera. Ma speriamo e prego sempre che le nostre paure ci possano portare a invocare il nostro Dio, come fece il servo di Eliseo. Mi spiego, vi ricordate quando Pietro stava camminando sulle acque verso Gesù? Anche lui, mentre camminava, dice la scrittura che vedendo il vento e le onde, anche lui ebbe paura. E anche lì non c'è una paura sterile, anche lì non c'è una paura inerte, una paura che lo porta soltanto a sfogarsi, soltanto a chiudersi, soltanto a sprofondare. È una paura che chiede aiuto al Signore Gesù. E infatti in quella paura lui gridò: Gesù, maestro, salvami! E Gesù stese la sua mano e lo aiutò. Alleluia, gloria a Dio. E io spero che nelle nostre angosce, nei nostri problemi, in tutte le situazioni possiamo anche noi gridare come il servo di Eliseo. Oh mio Signore, a volte Dio permette, e scusate di quello che dirò, qualche tempesta, qualche esercito di virus che circonda a volte la nostra vita e, perché no, come adesso anche la nostra Italia, forse perché il Signore non vuole punirci, no perché vuole giudicare, ma perché Dio vuole ancora salvare. Amen. E vuole vedere altri che gridano: Signore, salvami! Signore, aiutami! Alleluia! Se la tua paura ti porta a gridare a Dio e alla sua salvezza, ben vengono le onde, il vento, le tempeste e, lasciatemi dire, anche il virus, se questo ci porta a gridare al Signore per essere salvati. Amen. E tante volte il Signore lo fa. Tanti servi del nostro Gesù, stiamo dicendo nelle nostre preghiere, anche noi, nei nostri pensieri lo stiamo dicendo nelle nostre preghiere: Signore, come faremo? È normale dire come faremo, perché chiediamo aiuto a Lui, perché vogliamo il parere del nostro Signore, vogliamo capire
come intervenire, cosa fare. E guardate, lasciatemi dire questa mattina brevemente allora, quando noi come il servo di Eliseo chiediamo aiuto, come faremo, Signore? Il Signore non manca di darci delle risposte. E la prima cosa che notiamo, prima di tutto, Eliseo gli dà una parola rassicurante, il verso 16, e gli dirà: non temere. E questa è la frase molto bella, rassicurante, dove dice: quegli rispose Eliseo, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. E guardate, è una parola che arriva prima di tutto, non è un intervento miracoloso che arriva. Non arriva la potenza di Dio come pensiamo noi, non arriva acqua e fuoco dal cielo, non arrivano tutte queste cose. Arriva una parola, e la cosa importante è la parola del Signore. E la risposta è immediata, ed è una risposta rassicurante che viene dalla sua parola, come ho detto. Credo che in questi periodi di grande angoscia, di grande paura, ci sta portando a gridare al Signore del continuo, gloria a Dio per questo. E sicuramente c'è una risposta da parte del Signore, è la risposta che il Signore sta dando alle chiese, al popolo di Dio. In questo periodo la sua risposta è diretta, è semplice, è chiara, ma è efficace. È una risposta che rassicura i cuori. Gloria a Dio per la parola di Dio che sta arrivando in ciascuno di noi e ci sta dicendo: non temere, stai tranquillo, il Signore prima di intervenire potentemente per fare miracoli interviene sempre con la sua parola. Non saranno mai i miracoli prima c'è la parola di Dio, prima c'è la parola di Dio che rassicura il nostro cuore. Quando Gesù stava andando a guarire la figlia di Jairo, vennero dalla casa di Jairo dei servi per dirgli: lascia andare il maestro, ormai tua figlia è morta. Ecco, anche lì un problema, una situazione. E guardate che Gesù poteva pure dire: non ti preoccupare Jairo, adesso in questo momento la guarisco, adesso in questo momento farò un miracolo, farò una resurrezione, stai tranquillo. No, egli, il Signore Gesù, disse prima una parola rassicurante: Jairo, non temere, continua ad avere fede. E questa è, prima arriva la parola di Dio, poi arriveranno anche i miracoli, poi arriveranno tante altre cose, perché Dio l'ha promesso. Ma prima Dio vuole rassicurare il tuo e il mio cuore. Prima il Signore vuole mettere pace e tranquillità nella Chiesa. Alleluia! Una parola rassicurante. Ma c'è un'altra cosa. La seconda cosa che fa Eliseo al suo servo impaurito è quello di fargli vedere quanto Dio è vicino a lui per proteggerlo. Egli dirà, pregherà e dirà: Eliseo, padre, ti prego, apri gli occhi al mio servo affinché possa vedere che tu sei qua, che tu sei intorno a noi. È vero che ci sono anche l'esercito, c'è il coronavirus, c'è la pestilenza, è vero che ci sono tante situazioni che vogliono attaccare la nostra vita, la nostra casa, però ascoltate, il Signore gli fa vedere qualcosa di bello, di grande, gli fa vedere il suo esercito accampato intorno, al di sopra di quella casa. E io credo che gli angeli del Signore prima di tutto sono accampati intorno a quelli che lo temono, intorno alla Chiesa del Signore, ma ancora di più io credo che la presenza di Dio è intorno a noi. Amen. E quando gridiamo al Signore anche noi come questo servo, Dio ci apre gli occhi, siamo impauriti ma stiamo gridando a Lui. E io credo che ancora in questa mattina il Signore vuole farci vedere che Lui è vicino a noi. Amen. La presenza di Dio, il suo controllo, quell'esercito confermava, non è un esercito che poi ha combattuto, è un esercito, è una visione che Dio gli vuole dare per fargli vedere che Dio è all'opera, che Dio è intorno a quella casa, che Dio non l'ha lasciato solo e che nessuno può toccarlo. È come dire: tu sei in una campana di vetro, io sto lì pronto a difenderti, c'è tutta la mia potenza intorno a te, intorno alla tua vita. Alleluia, gloria a Dio per questo. Tante volte è vero, ci facciamo prendere un po' dalla paura, a volte dalla disperazione,
Ma voglio dirvi, fin qui non è male, ma se crediamo del continuo al Signore, Dio ci farà vedere che Egli è tanto vicino a noi, ci fa vedere anche la sua gloria in quello. Viene qualcosa di bello, di speciale. Lui era concentrato prima sul problema, ma il Signore gli aprì gli occhi per fargli vedere: non ti concentrare tanto sul coronavirus e tante altre cose, concentrati su di me. Ecco che gli apre gli occhi e non vede più solo e unicamente quell'esercito, ma vede anche il Signore. Grazie. E questa oggi è anche una giornata nazionale di preghiera. Pregheremo e continueremo a farlo perché il Signore possa farci vedere non solo la sua presenza, ma possa farci vedere e realizzare anche quella potenza che c'è intorno a noi e su di noi. Più preghiamo e più il Signore ci farà vedere la sua vicinanza. Quando gridiamo al Signore anche noi, come questo servo, Dio ci aprirà gli occhi per farci vedere la sua gloria. Signore, aiutaci questa mattina, a tutti noi. Quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Infatti il servo vide ad un tratto il monte pieno. E Dio vuole riempire la nostra vita non con il suo esercito, ma con la sua potenza. Gloria a Dio per questo. Quando crediamo al Signore con la nostra preghiera. E infine concludo. Infine Eliseo, al suo servo impaurito, che sta gridando però, gli mostra come lui agirà nei confronti delle minacce del male. Allora, guardate, abbiamo visto la prima fase, il Signore è quello che fa, cioè manda la sua parola per rassicurare, mettere pace alla nostra vita. Non temere, non temere. Poi quando continuiamo ancora a pregare, come il Signore ci fa vedere che Lui è vicino a noi, la sua presenza è intorno a noi, anche se non lo vediamo, ma Egli è reale, evidente, come ha visto il servo di Eliseo. Ma poi il Signore poi agirà pure. Dio non è sempre lì fermo a non fare niente. Ci sono delle fasi. Ecco, la prima fase la stiamo vedendo. La parola di Dio che sta arrivando a tutti noi ci sta dando pace, ci sta dando anche gioia di poter affrontare tutto questo. Ma poi ecco che il Signore, mentre stiamo pregando, ci sta facendo sentire anche la sua presenza, sempre più forte, sempre più tangibile intorno a noi. Stiamo vedendo la sua potenza. Ma poi il Signore agirà dopo l'azione di Dio. Il verso 18, guardate chi dice: mentre i siri scendevano verso Eliseo, questi, cioè Eliseo, pregò il Signore e disse: ti prego, acceca questa gente. E il Signore li accecò, secondo la parola di Eliseo. E poi possiamo leggere tutta la storia. Il Signore intervenne e allontanò direttamente tutto l'esercito. Il Signore sa come agire. Poi c'è stata questa azione miracolosa da parte, anzi un doppio miracolo. Prima li ha accecati, non vedevano bene, poi li ha portati lì direttamente nella trappola, è stato chiuso, è stato racchiuso tutto l'esercito, intrappolato, e credo che il Signore farà questo miracolo anche per questa pandemia. Il Signore racchiuderà ogni cosa, a suo tempo lo farà, il Signore farà vedere tutto questo, un doppio miracolo il Signore ha fatto. L'azione di Dio per fermare il male è sempre fatto però dalla preghiera di Eliseo. È il frutto di quella preghiera. Eliseo pregò di nuovo. E allora stiamo pregando, continueremo ancora a pregare. Amen. Perché Dio poi farà l'altra parte di questo miracolo. Oh, la soluzione sta nelle preghiere dei suoi figli. E lui non tarderà per fare giustizia, come dirà Gesù stesso. Oh, sto per concludere. La cecità bloccava il nemico nei confronti di Eliseo e così potevano essere indirizzati altrove. Dio illuminò gli occhi del servo di Eliseo per vedere la presenza di Dio e la sua potenza e offuscò invece i suoi nemici. Vedete, lì aprì gli occhi, l'altro invece chiuse gli occhi. Dio sa come intervenire, cambiare, trasformare le cose. E dove c'è il male, il Signore sa trasformarlo anche in bene. Dio sa come intervenire e fermare ogni flagello. Questa mattina voglio dirvi che Dio scaccerà per miracolo questo flagello, perché tanti come Eliseo
Stiamo invocando il nome del Signore. Dio toglierà ogni cosa, la paura, ogni cosa. E vedremo l'opera di Dio avanzare, l'opera di Dio crescere. Sì, Dio sta per operare, ma per il momento ci sta mandando una risposta, la sua parola, gloria a Dio. Vogliamo pregare in questo momento, vogliamo chiudere i nostri occhi, vogliamo dire al Signore di intervenire. Oh, presto fermerà ogni cosa, bloccherà tutto quello che ci sta minacciando, perché tutti possiamo vedere che quest'opera viene da Dio. Dio farà un miracolo, aprirà gli occhi e troveremo la soluzione a ogni problema. Gloria a Dio, alleluia, alleluia, gloria a Gesù, gloria all'Eterno, gloria al tuo nome. Preghiamo il Signore, invochiamo il nome di Gesù, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria al nome del Signore. Benedetto, 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 benedetto l'Eterno, gloria a Dio, gloria a Gesù, gloria al tuo nome, Padre. Alleluia, facci vedere, oh Signore, la tua presenza, la tua gloria. Apri i nostri occhi, oh Dio, alleluia, gli occhi della tua Chiesa, dei tuoi figli, affinché possano vedere la tua presenza, possono gustare la tua presenza. Tu sei accampato intorno a noi, dentro di noi, oh Dio. Grazie per la tua presenza, Signore, che la sentiamo, ma vogliamo continuare a invocare il tuo nome, Padre, alleluia, perché vogliamo vedere anche la soluzione che tu manderai. Siamo fiduciosi e convinti, oh Signore, che tu manderai, oh Signore, una soluzione a tutti i nostri problemi. Signore, intanto ti preghiamo per coloro che stanno sprofondando come Pietro, sono impauriti come Eliseo. Signore, stendi la tua mano, apri i loro occhi. Salvali, oh Signore. Sì, come Pietro disse: Signore, salvami, stendi la tua mano e salva ancora, oh Signore. Ti ringraziamo per questo insieme. Ti ringraziamo per la tua parola, Padre. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia. Alleluia. Qualcuno che ringrazia il Signore con una preghiera. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria al nome, Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto il Signore, benedetto il Signore, gloria a Dio, gloria a Gesù, gloria al tuo nome, Padre, alleluia, alleluia, oh Dio del cielo, gloria al tuo nome, Padre, alleluia, alleluia, grande il Signore, gloria, alleluia, 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 oh Spirito dell'Eterno, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Gesù, gloria al tuo nome, Padre, alleluia, alleluia, Dio del cielo, alleluia, 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 grande il Signore, alleluia, Padre, alleluia, benedetto il Signore, gloria a Dio, alleluia, alleluia. Grazie Signore. Ti ringraziamo Signore ancora per quello che fai nelle nostre vite, Signore. Ancora per la tua parola, Signore, che è meravigliosa, Signore. Perché ci incoraggia ancora a gridare in questo momento di paura, Signore. Non a un uomo, ma al nostro Dio vivente. Alleluia. Che ancora è qui in mezzo a noi, che ci sta ascoltando. Amen. Grazie, Signore, per quello che fai, Padre. Per come ancora, Signore, abbiamo la libertà, Signore, nonostante tutto quello che sta succedendo nel mondo, di poterci riunire e invocare il tuo nome, Signore. Alleluia. Grazie, Signore, perché noi, percetto, Signore, e per fede, Signore, crediamo che tu farai qualcosa di veramente, Signore, grande e meraviglioso in mezzo al tuo popolo, Signore. E Signore, ti preghiamo ancora per quanti si sono, Signore, allontanati, Signore, quanti, Signore, sono afflitti in questa situazione. Oh, Signore, non c'è nessuno, Signore, magari che possa raggiungerli, Signore, ma noi sappiamo che tu, Signore, col tuo Santo Spirito, Signore, puoi raggiungere quei cuori, Signore. Opera tu, Signore, incoraggia, Signore. Oh Signore, salva, Signore, ancora quanti sono perduti, Signore. Ti mettiamo, Signore, ogni gente, Signore, di questo mondo, Signore, davanti a te. Alleluia. Tu possa, Signore, operare nel nome di Cristo Gesù, Signore, benedetto in eterno. Amen. Alleluia, alleluia. Gloria, gloria a Gesù, gloria al tuo nome, Padre. Alleluia, Padre.
Ti lodiamo, ti lodiamo, ti lodiamo, ti lodiamo, Signore. Alleluia, alleluia. Meraviglioso, meraviglioso. Gloria, 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 gloria a Dio. Alleluia. Grande il Signore, grande il Signore, grande il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Signore, grazie perché sentiamo la tua presenza, Padre, perché tu sei vivente, oh Signore, operante. Alleluia. Signore, ti prego per tutti, Padre. Grazie, grazie, grazie. Amen. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Grazie a Dio per la sua presenza. Adesso canteremo un piccolo coro per chiudere. Canteremo il 583. Ci sarà anche la giornata nazionale di preghiera. Sentiamoci liberi durante la giornata fino alle 18 di trovare un'oretta per pregare il Signore. Lo stanno facendo in tutta Italia, lo continueremo a fare anche noi. Vogliamo pregare con tutto il nostro cuore. 583. Dio è vivente, no, non è morto. 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 Lo sento dentro me, son certo che egli è qui. Lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò. Io canterò, io griderò, alleluia, quando i cieli si apriranno, che gioia lo sarà, canterò, griderò, alleluia. Dio è vivente, no, non è morto, Dio è vivente, no. Signore, grazie, alleluia, grazie per questo culto. Signore, adesso accompagnaci con la tua presenza. Stai vicino alla tua Chiesa, Padre, con il tuo amore, con la tua grazia e con la guida dello Spirito Santo. Alleluia. In Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen. Amen. Dio ci benedica. Trova conforto ai piedi suoi.